L'evento alluvionale accaduto in questi giorni in Emilia-Romagna pone ancora una volta al centro delle discussioni il dissesto idrogeologico e i cambiamenti climatici. Di questo ne parliamo con la Presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia, Giovanna Amedei. Grazie Presidente e buongiorno. Buongiorno a lei e grazie a voi. Allora, rispetto a tutto quello che sta accadendo, ci fa una breve sintesi dei dati finora raccolti? Allora, l'evento alluvionale dell'Emilia-Romagna nasce da delle piogge particolarmente intense. Bisogna pensare che sono caduti circa 600 mm di pioggia su 900 che ne cadono in una media annuale, quindi diciamo che la piovosità è estremamente alta, segno ovviamente del cambiamento climatico. A questo però bisogna aggiungere una geologia di base particolare e un utilizzo del suolo che è stato fatto, ovviamente, che ha creato il dissesto che c'è in atto. Ecco, traslando tutto questo nelle nostre regioni, potrebbe accadere anche in Puglia e Basilicata quello che stiamo vedendo in Emilia? Partiamo dal presupposto che abbiamo condizioni geologiche e geomorfologiche differenti e questo è un dato di base molto importante, però certo possono succedere, è già accaduto, è accaduto in Basilicata, è accaduto in Puglia, ci sono stati eventi alluvionali con delle conseguenze purtroppo anche dei morti, anche con quantitativi millimetri di pioggia precipitati diversi, quindi possono accadere quando si dice che la Puglia è un'impalcatura ad esempio calcarea, è vero, ma ci sono anche delle zone che non sono così. Quindi quello che è importante conoscere è sempre la geolitologia di base, la geomorfologia di ogni territorio e questo diventa indispensabile anche per programmare ovviamente degli interventi a breve e a lungo termine. Ecco, a proposito di questo, Presidente, dopo questi grandi eventi molti esperti commentano quello che sta avvenendo. Per fortuna la macchina dei soccorsi è intervenuta, interviene sempre con grande celerità, ma si fa molto poco per prevenire tutto questo. Infatti il problema è questo, che non con una nota polemica, si lavora molto in emergenza, però poi finita l'emergenza che cosa succede? Sarebbe interessante appunto capire ora l'Emilia Romagna che cosa succede fra 1 o 2 mesi o fra 6 mesi, un anno, perché il problema di base resta questo. Oggi tutto questo è successo in Emilia Romagna, ma sono tantissime le regioni colpite, perché purtroppo l'intera Italia e le nostre regioni in particolare, Puglia e Basilicata, sono particolarmente sensibili al rischio idrogeologico. Come dicevo, occorre una pianificazione territoriale dettagliata, occorre conoscere il territorio e in questo non possono mancare assolutamente professionisti come anche noi geologi. Che purtroppo ecco, che ruolo potrebbe avere il geologo, un ruolo determinante nella pianificazione di tutto questo lavoro? Il ruolo appunto è determinante perché, come dicevo all'inizio poc'anzi, è importante conoscere la geolitologia e la geomorfologia dei luoghi. Se noi consideriamo ad esempio le carte dell'ISPRA, fanno vedere chiaramente, sia per l'Emilia Romagna, ma così come era successo anche in precedenza con le carte CARG per Ischia, che esiste un reale rischio. Quindi con i nostri studi riusciamo a pianificare il territorio proprio con la redazione di carte di dettaglio che ci dicono quali sono le zone a rischio e qual è il numero di abitanti, di popolazione che vive in quelle zone che è a rischio. Quindi sostanzialmente questo è l'aspetto importante e soprattutto riusciamo con i nostri studi a definire anche, quando si parla di consumo di suolo, che tipologia di suolo è stato impermeabilizzato e quindi non è più in grado di ricevere l'acqua ma di permettere il suo scorrimento. Quindi il nostro ruolo è importante come pilastro, come base su quale far partire ogni forma di progetto e di pianificazione. Progetti, scusatemi, che devono andare poi a buon fine. Ecco, perché per esempio a Foggia si attendono interventi di mitigazione dal 2014. Sì, infatti, proprio sul Gargano nel 2014 c'è stato un evento alluvionale, però come dicevo all'indomani dei dissesti idrogeologici di eventi estremi si parla di finanziamenti, si parla di progettualità,
vengono stanziati somme, però poi alla fine molti progetti non vanno a buon fine. Cosa succede? Succede che poi ci sono altri eventi alluvionali. Allora gli stessi progetti redatti in prima istanza, in una seconda istanza, non, diciamo che possono essere non più esaustivi. Oltre che bisogna fare delle progettazioni Perché a sono scala di passati nel bacino. frattempo quasi 10 anni. Sono quasi 10 anni. Ora bisogna anche vedere nell'ambito del nuovo PNRR, sono state stanziate delle somme, ma per il dissesto idrogeologico si parla di somme di circa l'1%. Allora dobbiamo prendere tutti quanti coscienza che è vero che ci sono i cambiamenti climatici, è vero che è necessario conoscere il nostro territorio per capire dove viviamo, però è anche necessario incominciare a pianificare gli interventi, capire appunto quali sono le aree a rischio e come incominciarne a muoverci e a educare anche le popolazioni che ci vivono. Presidente.